buona visione da Centro Carni Villa Musone, Dorica Legnami, Bimo Car, Forme. Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Serata Biancorossa. È una puntata molto diversa dal solito, è il lunedì di Pasquetta, ma noi siamo comunque in onda per raccontare quello che è successo prima del weekend di Pasqua, ed è stato un pareggio, un brutto pareggio, il terzo consecutivo per l'Ancona, in casa al Conero, qui al Conero, con l'Isernia, un 1-1 che nel finale ha fatto arrabbiare anche parecchio i tifosi, con fischi e contestazione per la squadra. Una squadra che ci racconterà anche il nostro ospite di questa puntata, ovvero il mister Max Favo. Salve mister, buonasera, ben trovato. Grazie. Oh, mister, siamo al Conero, siamo in mezzo al campo e partiamo proprio da quello che è successo giovedì scorso, ovvero un 1-1 che sicuramente lascia molto amaro in bocca, perché si cercava una vittoria che all'Ancona manca dal 3 marzo, una vittoria che magari avrebbe potuto cambiare scenari anche per il finale di campionato, invece è arrivato questo pari che complica ancora di più le cose. Sì, fermo restando che il campionato mi sembra un campionato almeno nelle nostre posizioni, cioè riferito all'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere, abbastanza fermo, perché anche la Vispesa tira un po' il freno, no? In virtù anche della sentenza che ci riguarda. Il problema riguarda più che altro che, e l'ho detto ai ragazzi, che avverto una mancanza di serenità, soprattutto l'ho detto già domenica in sala stampa, come se ci fosse una cappa, che la squadra dal punto di vista dell'impegno credo abbia fatto una partita dignitosa nel primo tempo, dove abbiamo costruito anche parecchio, probabilmente di più rispetto all'ultima che abbiamo vinto in casa col Città di Marino. Non siamo riusciti a capitalizzare, abbiamo preso un gol, credo per nell'unica occasione dove si sono avvicinati alla porta, e ci capita troppo spesso, è capitato a Scoppito, è capitato a Fidene ultimamente, quindi effettivamente gli episodi in questo momento non ci danno una mano, ma non ci danno una mano non per più che altro per in riferimento al fatto che le partite si evolvono sempre in maniera negativa, e questo comporta una mancanza di serenità, un po' di apprensione, parecchia ansia nel gioco. Effettivamente il secondo tempo è stato proprio caratterizzato da una certa diciamo scompulsionatezza nel gioco, proprio perché c'era la voglia di fare, di fare, ma non era una manovra organizzata come probabilmente avevamo fatto in gran parte del primo tempo. Quando si commenta una cosa di questo genere, quando il mister cerca di mettere in evidenza proprio una questione come questa, poi immagino si cercherà di trovare anche quella che è la motivazione. Qual è quella per l'Ancona? Cioè, perché l'Ancona è una squadra che adesso lei vede ha quasi paura? Ma è una squadra, non è che ha paura, è una squadra che ha ansia, che è diverso, è una squadra che ha ansia da prestazione, da risultato. È successo già, credo, nella mia precedente, nella gestione precedente alla mia, e sta risuccedendo. Mi sembra, ne ho parlato con i ragazzi, la mancanza di entusiasmo di gioco. Io credo che la gente non sia nervosa per incazzata per la mancanza di grinta, per la mancanza di perché comunque credo che si veda che i ragazzi danno. Non c'è neanche l'episodio favorevole, dovuto probabilmente al fatto che c'erano due rigori, uno nel primo tempo su un fallo di mano su Cavallaro e uno alla fine, dove addirittura si è fermato anche Iabboni a vedere l'arbitro perché era consapevole di aver fatto il fallo di mano. Neanche l'episodio del gol, quello annullato, che obiettivamente secondo me c'era, obiettivamente c'è, e proprio si è visto qualcosa, non so quanto possa essere in linea Artiaco, mi sembra, con la partenza, perché io ho fermato l'immagine sul calcio di punizione di Cavallaro. Ci manca questo episodio fortunato che ci dia un po' di entusiasmo. Poteva succedere con la San Benedettese, ci ha girato male. Obiettivamente, quindi, perché con la San Benedettese la squadra che ha prodotto non è riuscita a fare gol, e secondo me era la partita che ci poteva dare quell'entusiasmo necessario per poter proseguire.
anche oggi ho detto ai ragazzi che bisogna giocare con uno spirito diverso, perché alla fine è sempre un gioco. Io vedo una squadra molto preoccupata, molto ansiosa, ed è quello che non stiamo cercando di trasmettere assolutamente noi, nel senso che è una squadra che sente molto questo obiettivo, sente molto l'ansia di una piazza incazzata. Effettivamente ne ha ben d'onde, perché sono successe tantissime cose quest'anno, però c'era pochissima gente, quindi ho detto anche ai ragazzi che non vedo quale sia l'ansia nel momento in cui veramente c'erano pochi spettatori a vederci, quindi anche seppur si possa sentire la parolina negativa nei loro confronti, come si sente anche nei confronti dell'allenatore, bisogna stare sereni, avere la personalità giusta per giocare in una piazza del genere. Quindi gli ho detto di continuare a lavorare da gruppo, non a livello individuale, perché a volte il pericolo in queste situazioni è quello di che ognuno voglia risolvere la partita in modo individuale, a modo suo, e invece da queste situazioni se ne esce con la squadra. È una squadra che paradossalmente nelle ultime 3-4 partite, mi riferisco da Fidene in poi, ha sofferto, Recanati esclusa, ha sofferto niente, cioè un tiro in porta, un gol, quindi è un po' paradossale questa situazione, nel senso che è una situazione dove stiamo creando pochino obiettivamente, anche se 2-3 occasioni a partita arrivano puntualmente, però è anche vero che dal punto di vista della sofferenza in fase difensiva zero, quindi stiamo pagando obiettivamente molto rispetto a quello che producono gli altri. Posso fare una domanda? Si era parlato, chi c'era prima di lei, chi sedeva prima di lei sulla panchina dell'Ancona, stiamo parlando di Gentilini, aveva fatto cenno alla pressione della piazza, spiegando proprio a volte come la squadra soffrisse di questa ansia di cui parla anche lei. E allora, visto che cambiano i tecnici ma non cambia quello che è il comportamento della squadra in campo, è forse una motivazione mentale, psicologica, non si riesce a sopportare anche il dovere a tutti i costi? Comunque, ecco, finire l'anno conquistando risultati. Io non mi riferisco alla pressione della piazza, perché secondo me la piazza ne ha ben d'onde, nel senso che un giocatore che mette la maglia dell'Ancona sa dove va a giocare. Mi riferisco all'ansia del risultato che si sente, si avverte. Probabilmente piano piano è scemato il primo traguardo con questa sentenza che aleggia. Probabilmente può esserci una sensazione di un secondo obiettivo che possa sfumarsi. Gli ancoletani li conosciamo fin bene, io qui vivo da 10 anni, quindi si sa che l'anconetano nel bene e nel male si esalta e si deprime, diventa polemico, diventa ironico, però nello stesso tempo è uno che ti dà tanto, l'abbiamo visto con la San Benedettese. Quindi i giocatori devono fare i giocatori, devono giocare con lo spirito dell'entusiasmo di chi fa questo mestiere, sapendo che come un attore viene giudicato e nello stesso tempo deve essere in grado di reagire alle critiche, di reagire ai fischi, perché altrimenti giocheremmo sempre a porte chiuse o sotto casa. Quindi voglio dire, non è che chi viene a giocare a Ancona sa che nel momento in cui è contento di venire a giocare a Ancona, perché sa scusate, in che piazza viene, sa benissimo che ci sono i pro e i contro. Quindi sotto questo punto di vista io non credo che sia una scusante il fatto di, perché tanto questa è una piazza che anche l'anno prossimo ti darà delle grosse ansie, anche di più dopo 3 anni, quindi lo sai, è successo in qualche partita in eccellenza dove hai vinto tutto, che magari tu dopo qualche sconfitta ci fossero delle critiche, è normale, in piazze così importanti è normale che sia così, e devi sopportarlo. Probabilmente gli stessi giocatori, e mi riferisco al discorso dell'anno scorso, per esempio i giocatori dell'anno scorso ormai avevano fatto il callo a questa situazione, probabilmente qualcuno di quest'anno sarà più pronto l'anno prossimo a poter sopportare una pressione del genere, ma una pressione da risultato, non una pressione della piazza, perché anche oggi siamo venuti qua, c'è una tranquillità e una serenità di lavoro che, voglio dire, non mi viene da ridere quando si parla di Ancona come piazza esigente, assolutamente no, sono stati fin troppo pazienti, ci sono venuti a prendere, tra parentesi, tra virgolette, per le orecchie dopo Recanati, ma è stato
più che altro un appello alla squadra di poter dare il tutto per tutto con la San Benedettese, quindi sicuramente non è quello. Poi del futuro ne parleremo, come ovvio, anche perché c'è in ballo il suo, ma c'è in ballo anche quello dell'intera squadra, del direttore sportivo, insomma un futuro ancora tutto da disegnare, diciamo così, per l'Ancona dell'anno prossimo. Per tornare ancora un po' sull'attualità, io le chiedo se ha qualcosa che magari è così rimprovera, perché non è riuscito magari a scuotere anche sotto questo aspetto mentale la squadra, o insomma se finora come giudica anche quello che è stato il suo lavoro da quando è per la seconda volta il tecnico di questa squadra. Ma un allenatore si chiede sempre se ha fatto bene, se ha fatto male, se poteva fare qualcosa di diverso. Col mio staff, col direttore, parliamo sempre come continuare continuamente o cambiare continuamente la metodologia del motivazionale per cercare di poter dare ulteriori motivazioni. Non posso essere contento di quello che è stato fino ad ora il cammino, perché obiettivamente pensavo, dopo l'inizio che è stato così brillante con le 6 partite e 13 punti, non immaginavo che potessero essere queste partite che ci potevano dare magari qualcosa in più, potessimo raccogliere così poco. È anche vero che il campionato sotto quel punto di vista ha un po' frenato, no? Ultimamente quando prima della partita con l'Isernia vi mettevo così in guardia del fatto che l'Isernia aveva fatto degli ultimi 10 partite 9 risultati utili, sapevo che questa è una squadra arcigna che avrebbe dato fastidio, anzi ero contento di aver sbloccato la partita, abbiamo preso gol troppo presto, lo stesso per la Miternina che veniva da un risultato positivo, però comunque secondo me questa è una squadra che può dare di più rispetto a quello che sta dando ultimamente, questa è una cosa fuori dubbio, insomma non è che è una squadra che poteva fare qualche risultato in più ultimamente rispetto a quello che ha fatto per valori tecnici. Adesso che il fatto sia questa cappa mentale che può avere avvolto questa squadra, e quello sicuramente se fosse il caso Bellucci, se fosse stato, ma con i se, con i ma sicuramente si è creato qualcosa dopo quella situazione, soprattutto dopo il fatto che non si prende una decisione, perché magari se avessero tolto subito i 3 punti e fossimo in una condizione diversa, magari ti saresti tirato sulle braccia, diciamo, ancora una volta per poter riconquistare punti, sapendo che potevi comunque avere anche a disposizione Bellucci. Questo non lo possiamo sapere. Sicuramente sono successe tante cose e sicuramente i ragazzi quest'anno ne hanno viste di tutti i colori e ne hanno fatte anche loro di tutti i colori, quindi sono anche corresponsabili, me compreso, Gentilini compreso, Bedio compreso, di tutto quello che è successo, quindi io non mi tiro fuori dalle mie responsabilità assolutamente, perché faccio questo mestiere, dalla squadra devo prendere il meglio possibile, quindi sicuramente potevo fare di più, perché tutti possono fare di più, se abbiamo fatto meno, e devo dire che io sono corresponsabile dei ragazzi di questa cosa, quindi non mi tiro dietro davanti alle mie responsabilità. La controprova non ce l'abbiamo, se ci fosse stato qualcun altro con questa squadra non ce l'hai mai, quindi non puoi sapere cosa sarebbe successo o se avessi operato in maniera diversa fino adesso cosa sarebbe successo. Sicuramente dopo il primo periodo molto, molto brillante qualcosa è accaduto, e la partita di Celano è stato un primo segnale dopo il discorso Pesaro, però poi abbiamo vinto a Termoli e secondo me dopo la partita con la Civitanova Novese, l'ho detto già, la squadra si è perso un po' la compattezza del gruppo, si ragiona molto di più a livello individuale e poco a livello di squadra. Si è ritrovato questo spirito con la San Benedettese, abbiamo anche esaminato il fatto tattico, che probabilmente questa squadra trova delle motivazioni e soprattutto tatticamente trova per costituzione e per fisionomia qualcosa di meglio quando c'ha più spazi con le squadre che giocano più a calcio, e invece con squadre che si mettono lì esclusivamente a difendersi fa un po' più di fatica. Però non è sopportabile che la palla scotti, l'ho detto a loro, non è sopportabile che si giochi la palla sul sicuro giusto per scaricare una responsabilità. Credo che un giocatore di calcio debba assolutamente pensare che ogni volta che hai la palla devi costruire qualcosa e devi essere
regista in quel momento, senza affidare la giocata importante al primo che vedi vicino, giusto per scaricare una responsabilità, insomma. E questo può essere riconducibile al fatto mentale che dicevi tu. Mancano 5 partite alla fine, Ancona che è un po' lontana adesso dalla quota playoff, con la sentenza sul caso Bellucci che può cambiare anche quello che è, quella che è la classifica di oggi. Ci crede l'Ancona ai playoff? Ma se non ci credessimo dovessimo andare a casa, dovremmo andare a casa subito, nel senso che per adesso la quota playoff ci siamo, non sappiamo cosa può succedere, nel senso che la partita non è stata omologata, potrebbe essere omologata, quindi potremmo parlare di area fritta, come potremmo parlare di 3 punti in meno e dover, noi dobbiamo, lo diciamo tutte le settimane, nel momento in cui ritroverò lo spirito di squadra spero che dopo questa Pasqua, ho detto ai ragazzi di andare a casa, di riposare il cervello e di poter ritornare con la testa giusta, perché siamo nelle condizioni di poter fare risultato con chiunque, anche di non fare risultato con chiunque, come l'abbiamo, nel momento in cui dovessimo ritornare a essere squadra potremmo fare risultato con chiunque, se dovesse continuare questo andazzo potremmo soffrire con chiunque, quindi obiettivamente devo anche pensare di dare psicologicamente più tranquillità, insomma, vedremo se anche questo da scaricargli un po' il cervello, nel senso che anche se credo che questo è lo sport più bello del mondo, e quando qualcuno potrebbe ascoltare questa trasmissione dice ma questo che cacchio dice, perché alla fine facciamo il mestiere, perché poi alla fine lo facciamo a livello professionale, più bello del mondo, c'è tanta gente che non arriva a fine mese, quindi obiettivamente parlare così mi sembra anche un po' pericoloso, no? Perché l'ho detto anche ai ragazzi, è il gioco più bello del mondo, ci sono tanti precari, c'è gente che veramente farebbe di tutto per prendere qualche soldino e giocare a calcio, anche se i nostri non è che prendano chissà che cosa, però è logico che lo spirito deve essere quello di grande entusiasmo, di grande, perché prima di tutto fai il lavoro che ti piace, che chiunque vorrebbe fare, quindi la serenità deve nascere da quello, assolutamente, deve nascere dal fatto che c'hai la fortuna di fare di lavorare in un gioco che tutti i bambini da piccoli vorrebbero fare, quindi tutta questa pressione mi sembra quantomeno eccessiva da parte loro. Non sappiamo cos'è che pensano coloro che ci guardano e coloro che la stanno ascoltando, una buona parte sappiamo però che sarebbe molto contenta di rivederla l'anno prossimo sulla panchina dell'Ancona. C'è stato anche il patron stesso che qualche tempo fa, insomma, ha detto che sarebbe contento anche lui di confermare questo staff tecnico, partendo dal direttore sportivo Alberti, al quale spetterà poi la scelta sul nuovo tecnico. Io comincio però da una prima domanda, intanto se lei si riconfermerebbe. Ma non lo so, io credo che bisogna finire bene, perché partire con ripartire eventualmente con un buon finale sarebbe diverso. Io credo che un allenatore deve prima di tutto sedersi con la proprietà e soprattutto deve capire quale sarà il progetto, deve capire se nutre della fiducia di tutto l'ambiente, e mi riferisco all'ambiente che ci circonda, vale a dire i tifosi, la società, il direttore sportivo lo so perché mi ha voluto, quindi cioè bisogna partire eventualmente con un progetto che condivida prima di tutto grande fiducia da parte di tutti. Nel momento in cui questa fiducia dovesse esserci, allora si potrebbe ripartire sapendo che c'è una grande responsabilità alla quale nessuno può venire meno l'anno prossimo, cioè quella di vincere. Non c'è un altro dopo 2 anni di abbiamo visto con la San Benettese quello che può dare questa piazza. E noi abbiamo, siccome anche ieri vedendo le immagini, non ci sono ammazzacampionato, anche quest'anno quelle che due che stanno lì in cima, voglio dire, non è che sono delle squadre che hanno distrutto il campionato, quindi obiettivamente si potrebbe costruire molto bene, ma bisogna partire da delle basi sono quelle di grande fiducia da parte dell'ambiente verso un progetto nuovo, verso una costruzione diversa. Stamattina sono andato a comprare una cosa in una tabaccheria e una persona parlava del Milan e dell'Inter, e io ero lì da spettatore perché stavo acquistando una cosa, neanche sono stato riconosciuto,
un tifoso, almeno un ex tifoso, ha mostrato tutta la sua, diciamo, depressione verso l'attuale progetto dell'Ancona. E questa è l'area, secondo me, che si avverte in città. Con quest'area non si va da nessuna parte, nel senso che prima di tutto bisogna avere un'area positiva e costruttiva che deve coinvolgere un po' tutti, perché ripartire con la sensazione che questa società, che questo gruppo possa ritornare sui suoi errori e non vincere sarebbe pericoloso per tutti. Quindi credo che prima di tutto bisogna partire da un segnale di grande fiducia, di un progetto costruttivo, di un progetto lungimirante, e al di là se Favo ci sarà o se ci sarà chiunque altro, io credo che bisogna partire da questi presupposti, resettare assolutamente, perché è giusto resettare e partire con un entusiasmo diverso, altrimenti ci ritroveremo a parlare nello stesso modo l'anno prossimo, o ritroverai un altro allenatore a parlare nello stesso modo.